Senatrice Binetti, lei ha da sempre osteggiato il DDL Zan. Le voglio chiedere cosa pensa di questa che è la mossa del Vaticano. È una mossa corretta secondo il suo punto di vista? Guardi, non si capirebbe la mossa del Vaticano se non si tenesse conto che fin dall'inizio del dibattito sulla legge Zan, molti dei parlamentari, chiamiamoli così, di formazione, di ispirazione cattolica, ma non solo loro, perché problemi sono stati sollevati anche per dire da femministe storiche o da personaggi della cui laicità non si può dubitare, hanno sollevato serie perplessità su questa legge. Direi che sistematicamente durante il dibattito alla Camera e più recentemente da quando è arrivato in Senato, noi solleviamo gli stessi problemi che sono stati formalizzati nella nota del Vaticano. Potremmo dire che il Parlamento questa volta ha anticipato il Vaticano. È tempo che noi solleviamo il tema della libertà di opinione, è tempo che solleviamo il tema delle scuole paritarie, è tempo che solleviamo l'ambiguità delle definizioni dell'articolo 1. Senza aver trovato ascolto e molto spesso avendo subito una sorta di impatto che io percepisco oggettivamente come discriminante. Quindi voglio dire, è come se il Vaticano arrivasse a un certo punto rendendosi conto che tutte le nostre, come dire, armi sembrano, come dire, ferme a un certo punto in attesa di uno sblocco che non viene assolutamente dall'altra parte. Faccio un esempio, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle avrebbero voluto portare la legge Zan in aula, in Senato, senza nessuna modifica. A parte che questo avrebbe inficiato anche comunque le prerogative del Senato, questa dà l'idea come non c'era nessuna apertura a dialogo, nessuna apertura ad accogliere le nostre perplessità. Nonostante fossero ribadite giorno per giorno anche nelle lunghe audizioni che ci sono in Senato, anche da esponenti del mondo della cultura, piuttosto coraggiosi, piuttosto forti. L'altro giorno è intervenuta Antonia Aslan, che è lei stessa una vittima del genocidio armeno, per difendere le ragioni di coloro che si sentono discriminati. Lo ha fatto Marina Terragni, che è una femminista storica, della quale non si può certo dubitare, diciamo, delle posizioni, esprimendo tutto il suo dissenso. Tutto era come se cadesse in sacco vuoto. Guardi, effettivamente quello che io avevo affermato prima merita una puntualizzazione. È chiaro che ci sono cattolici in tutti i partiti e i cattolici rivendicano per definizione il diritto alla libertà. E anche il diritto al dissenso informato è parte proprio del meccanismo formativo di base con cui ognuno di noi cresce, che è il diritto a dire con semplicità e con chiarezza quello che pensa e anche poi a fare quello che pensa, quindi anche a dissentire. Lei non sentirà mai un parlamentare di area cattolica intesa in un certo modo affermare quello che hanno detto delle colleghe, per esempio del PD, cito una che stata intervistata proprio da Avvenire come Valeria Fedeli, che dice: non sono d'accordo col DDL Zan, però lo voto perché se il partito me lo dice io lo voto. Cioè, certamente in una certa sinistra c'è una disciplina di partito che va ben oltre anche la percezione di quella che è una sorta di possibilità di far coincidere la libertà di pensiero con la libertà di espressione e la libertà delle scelte. Sono i tre punti, i tre passaggi concreti dell'articolo 21 della Costituzione, recepito nell'articolo 4 del disegno Zan. Peccato che a un certo punto dica quel purché. Cioè, io ti rispetto il tuo pensiero, rispetto che tu possa decidere come vuoi, purché però tu ti muova nel solco di questa presa di posizione. Sul tema della violenza, anche noi abbiamo presentato un disegno di legge a prima firma Ronzulli, c'è anche la mia firma tra i presentatori, ed è proprio un disegno di legge che è totalmente concentrato sul concetto del no alla violenza, no alla violenza contro chiunque, no alla violenza in qualunque momento e per qualunque ragione. Però attenzione, che se il concetto di violenza è un concetto, come dire, che ha una sua corposità, una sua concretezza, il concetto di discriminazione è un concetto molto più sottile. Per esempio, lo accennava prima il professore, quando si dice, quando io ho il diritto di affermare che un bambino nasce se c'è una madre o un padre, che un bambino ha diritto ad avere una madre o un padre,
Io sto discriminando o no? Di fatto però nei comportamenti, no, lo so bene che non sto discriminando, sto dicendo peraltro È un un'opinione, fatto di senatrice lavoro. Binetti, perché sta Bravo. discriminando? Bravo, sono d'accordo, grazie che me lo ricordi, però È volevo anche fare un'opinione. presente che invece nel percepito e nel denunciato questo risultò come una discriminazione, a tal punto che in alcune scuole, cito una banalità, però una realtà, è stata sospesa la festa della mamma piuttosto che la festa del papà perché risultano discriminanti nei confronti dei bambini che hanno due mamme o hanno due papà. Quindi noi ci muoviamo verso una interpretazione della discriminazione a senso unico. Grazie alla senatrice Binetti.